E salve a tutti con Energy. Qui è il vostro different player che parla e oggi facciamo un video sul 22 maggio 2010 in cui noi abbiamo vinto la Champions League dopo 45 anni. Questo è un video speciale in ricordo di quella notte magica dove andremo a rivivere tutti i momenti della nostra storica tripletta che speriamo rimanga unica in Italia. Adesso vi mando in onda un video in ricordo di quel me, di quei magici momenti. A dopo. Via. Sono 45 anni che l'Inter sta aspettando questo momento. L'Inter è campione d'Europa. Adesso è tutto vero. L'Inter ha vinto la sua terza Coppa dei Campioni. Champions League. I più forti siamo noi. E il triplete, il tris e l'hat-trick. Chiamatelo come volete. Triplete, eh sì. Coppa Italia, campionato, Champions League. Eccola qui, nella notte di Madrid, la Coppa che Javier Zanetti alza nel cielo spagnolo, la mostra a tutti i tifosi dell'Inter. Sono tanti, sono tantissimi. Mi immagino la festa a Milano, a Piazza Duomo, la festa ovunque nel mondo, perché l'Inter di tifosi ne ha ovunque. Abbiamo vinto contro i campioni di Germania. Noi abbiamo vinto la Coppa dei Campioni più bella. Credo che l'Inter si è meritata, che ha costruito il trionfo di una società, di un presidente, di un gruppo. La festa che continuerà per tutta la notte. Un bacio deve andare al cielo anche a Giacinto Facchetti, perché c'è anche lui in questo momento che sta festeggiando così. La Champions League torna alla squadra più importante di Milano. Abbiamo scelto. Forse non si sa più quando, ma è successo. Per seguire un padre o un fratello maggiore, o per spirito di ribellione, per una simpatia irrazionale che non sappiamo spiegare, per un giocatore che ci faceva sognare. C'è il sinistro, Roberto Baggio! Hanno scelto per noi. Oppure per i colori della maglia. I colori del cielo e della notte. Non si può più tornare indietro. Abbiamo scelto Inter. Dopo il primo impercettibile batticuore davanti al verde perfetto del prato vuoto. Dopo il primo sudore ghiacciato sulla fronte prima di un calcio di rigore. Breve la rincorsa, il destro, rete! Dopo aver conosciuto per la prima volta in tribuna la gioia feroce del gol. Attaccati alla radio, in attesa del fischio finale. 20 secondi alla termine della partita. Sta per finire la sofferenza dell'Inter. Manca un nulla alla finale di Madrid. È finita! L'Inter è in finale! Al termine di una partita. Magari non si sa più quando, ma è nato il nostro secondo cuore. Un cuore speciale che batte parallelo. Un cuore nerazzurro. Diverso da quello della vita normale. È un cuore destinato a rimanere quello di un bambino. Vive di sogni e di passioni più forti. Non importa chiedersi se ha un senso, non ha senso chiedersi perché. Può esplodere di rabbia o impazzire di gioia. Può trasformare l'urlo di 100.000 persone in uno sterminato piacere silenzioso da tenere dentro. Può distillare la felicità nel gusto più sottile dell'ironia, da assaporare nel tempo. La magia del calcio ci ha dato questo secondo cuore, ma può chiedere un prezzo molto alto. Anni e anni di pazienza. Sono passati 100 anni. Qualcuno ha visto i suoi capelli diventare bianchi nell'attesa. Qualcuno ha ritrovato emozioni che credeva irripetibili. 100 anni di attese. I tifosi più piccoli hanno avuto la fortuna di viverlo subito. 100 anni di sfide, di vittorie e di orgoglio. Di tantissimo orgoglio, per sempre, solo Inter. Per
Per tutti i cuori nerazzurri, finalmente è arrivato l'anno perfetto. L'Inter ha vinto la sua terza Coppa dei Campioni. Campione d'Italia per il quinto anno consecutivo. La Coppa Italia che va all'Inter. In Inghilterra la chiamano treble ed è riuscita una sola volta. In Spagna si dice el triplete e l'ha centrata soltanto il Barcellona nel 2009. In Italia si dice tripletta e finora era un termine poco usato perché l'impresa non era mai riuscita a nessuno. Chi ama l'Inter sa che non c'è prezzo per le emozioni di questa stagione all'ultimo respiro. Ci sono attimi irripetibili che non si possono spiegare. Si vivono una volta per tutte, col battito del cuore che spezza le costole e la respirazione immobile degli squali. Passano come scariche elettriche. Poi si può solo cercare di riviverne l'eco il più a lungo possibile, di conservare qualche scheggia di storia. In Italia abbiamo lottato e vinto dovunque e contro tutti. Abbiamo cambiato pelle, sconfitto il diavolo e cacciato via i lupi. Abbiamo esultato. In Europa abbiamo sofferto. Abbiamo imparato a trasformare le paure in sogni. Abbiamo vinto i fantasmi del passato. Abbiamo battuto gli amici e i nemici. E siamo stati i primi uomini a rapire gli alieni. Siamo diventati grandi. Abbiamo continuato a lottare mentre gli altri tornavano a casa o erano già in vacanza. Un anno di trionfi e di lacrime. Un anno di emozioni moltiplicate per mille. Un anno da non dimenticare. Maronna, ho ancora i brividi. Mamma mia, che ne dà piangere. È stata una notte magica, magica per tutti. Speriamo che l'Inter torni ai suoi fasti di una volta. Ti amiamo, cara FC Internazionale. Facci di nuovo sognare. Un bacio a tutti, cuori nerazzurri, e arrivederci al prossimo video da Different Bell. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e un mi piace. E mi raccomando, fatevi sentire. Ciao! Stato buono, aiuto!